Buongiorno a tutti, sono Francesca, vi mostro uno dei miei quadri, eccolo qui. Allora, questo quadro si chiama Piazza Ferretto, è dedicato a Mestre, la mia città, a fianco a Venezia. E questo quadro parte da un'idea, semplice e complicata allo stesso tempo. Allora, mi sono interrogata su qual era per me il tema più importante nella vita, nella politica, eccetera. E io credo molto nella piazza, credo moltissimo nella piazza. Diciamo che è uno dei miei ideali maggiori, perché essendo un artista, quindi un artigiano, credo moltissimo che l'essere umano, per essere felice, deve ritrovare un equilibrio, con il lavoro. Una volta c'era, perché appunto c'erano queste piazze, questa è Piazza Ferretto, la piazza della mia città, ma si può trattare della piazza di qualsiasi città, dove ogni persona aveva la sua attività, c'era il pasticcere piuttosto che il sarto. Ancora oggi nella piazza della mia città, ci sono delle attività che sono a gestione familiare, come per esempio Caberlotto, non so per chi di voi conosce Mestre, questo negozio meraviglioso dove si vendono spezie particolari, cose praticamente introvabili, dolci, vini particolari, ed è un negozio bellissimo, un negozio pieno di poesia. Però purtroppo questi negozi, come tutti voi sapete, stanno scomparendo perché il mondo sta cambiando e quindi molte persone preferiscono andare al centro commerciale dove c'è Zara, dove c'è il supermercato, ma è difficile trovare un prodotto artigianale. Quindi io ho rappresentato la piazza della mia città, che per me è molto di più che una semplice idea politica, è proprio un mio ideale, nel senso che penso che ogni essere umano dovrebbe avere un lavoro che lo esprime, che parla della sua parte interiore più profonda, e questo lavoro dovrebbe avere una dimensione umana e questo lavoro dovrebbe avere un rapporto con la comunità, quindi tu vai in piazza a bere il caffè piuttosto che a parlare con l'artigiano, con l'artista, con il ferramenta, quello che è, insomma. E quindi io mi sono rappresentata, in realtà non volevo rappresentare me stessa, però non avevo nessun'altra persona disponibile, perché non è così facile trovare foto di donne nude su internet. Quindi ho rappresentato me stessa, mi sono rappresentata volutamente vecchia, perché non sono più giovanissima. E quindi in questa foto mi ero appena svegliata la mattina con le occhiaie senza trucco e mi sono rappresentata incinta della mia città, il perché in quanto io penso che le donne non siano obbligate a fare figli per realizzarsi, puoi partorire anche semplicemente un'idea, una canzone, un quadro, una torta. Non è importante partorire un bambino in un mondo con 7 miliardi di persone, ma la cosa più importante è avere degli ideali, no? Quindi ho idealmente messo la cosa che amo di più, cioè la piazza della mia città, dentro la mia pancia. E ho fatto più di un quadro che rappresenta una donna incinta, però incinta non di un bambino, ma di un ideale, diciamo. E per quelli che lo sanno, ho fatto un concorso su Facebook perché volevo, all'interno di Piazza Ferretto, che è realmente così, ho preso una foto aerea della piazza, volevo rappresentare anche i personaggi più importanti della piazza, però poi non riuscivo a rappresentarli bene, quindi ho fatto un concorso. In realtà li ho disegnati tutti, ma sono incorniciati in altre cornici. Ho fatto un concorso, ho selezionato 30 personaggi che a me sembravano i più importanti nel tempo, e tra i quali c'era Mara Venier, c'era Scardi di Pittura Fresca, c'era il dottor Rama, che è piaciuto moltissimo, che è un famosissimo oculista che è mancato recentemente, che ha istituito un centro oculistico molto importante ed è stato molto all'avanguardia per i trapianti di cornea. Tra l'altro lavorava con mia madre. Comunque ho fatto questo concorso e alla fine il concorso è stato vinto da Jimmy, che è, non so se vedete qui,
qui c'è questo personaggio, sto inquadrando male purtroppo, c'è questo personaggio che ha la chitarra, che è un cantautore che è morto a Mestre recentemente, è mancato improvvisamente per una malattia, eccolo qui, lo vedete adesso, eccolo qui Jimmy. E lui ora l'ho messo nel centro della piazza perché è stato votato da circa 500 mestrini come il personaggio preferito della città. E lui era sempre in giro per la città e rappresenta un po' questo ideale che io ho di Mestre. Quindi lui, perché quando ti piace una cosa la fai anche gratis, no? La fai più volentieri e la fai meglio. Lui cantava molto bene, aveva una voce molto bella, cantava in giro per la città e lo faceva gratuitamente, la gente gli dava qualche monetina, ma in passato aveva fatto parte di una band importante e comunque era un bravissimo musicista e lo faceva col cuore e una volta che è scomparso la gente ha sentito molto la sua mancanza e quindi più o meno, non lo so, 200 mestrini hanno, nel mio piccolo concorso su Facebook, hanno votato Jimmy come il personaggio più importante e penso che lui rappresenti bene quello che io volevo esprimere, cioè questo amore per quello che fai, che va oltre il denaro, ecco, e che ha una dimensione umana, no? Ecco, poi mi dispiace tantissimo, purtroppo qui non piacerò a tutti, ho rappresentato anche Matteo Renzi, perché a me piace Matteo Renzi, e non so prolungarmi sul perché, se volete me ne parlerò un'altra volta, preferisco non starvi più antipatica di quello che già potrei starvi. E poi ci sono due albatros e il motivo è perché io rifletto molto spesso sul significato della natura e gli albatros sono due animali incredibili perché sono monogami e anche a distanza di anni si rincontrano sulla stessa isola e fanno l'amore e si prendono cura dei cuccioli fino a quando i cuccioli non sono in grado di sopravvivere da soli e poi prendono il volo e si separano anche per un anno, però tornano sempre nello stesso posto a fare l'amore, a nidificare. Quindi l'albatros è un animale fedele e io sono dovuta venire a Praga per questioni personali e se qualcuno mi conosce lo sa, non sono molto contenta, volevo rimanere a Venezia e quindi questo animale, io penso che la natura abbia dei messaggi da mandarci e penso che l'albatros con questa monogamia, no? Perché spesso si pensa che l'amore, la monogamia non sia una cosa naturale, invece alcuni animali sono fedeli, si innamorano veramente e io penso che anche l'essere umano abbia delle radici molto profonde che non può rinnegare, come io le ho per Venezia e anche per gli abitanti di Venezia, ecco. E basta, poi c'è una barca a vela, in quanto io da bambina, questa è una citazione sulla mia vita, da bambina sono cresciuta in barca a vela, mio padre è un velista appassionato e quindi ho scelto la barca a vela per rappresentare i ricordi della mia infanzia e sulla barca a vela non si vede, ma ci sono degli gnomi, io sono fissata con gli gnomi, ci sono 7-8 gnomi. Quindi vi mostro di nuovo il quadro nella sua interezza, questa me è incinta di Piazza Ferretto della mia città. E quindi il valore importante che per me ha la piazza e l'ideale che un giorno riusciremo a rimpadronirci delle nostre vite, del nostro tempo e a trovare di nuovo la felicità, cosa che ora purtroppo è molto difficile, soprattutto in Italia. Quindi spero che il mio quadro vi sia piaciuto, Piazza Ferretto. Un bacio da Praga da Francesca. Ciao ciao a tutti.